questo mondo veloce, finalmente un programma d'approfondimento superficiale e disinformato sui temi d'attualità quotidiana. Neo Talk Show ha 3 ospiti fissi in studio. Tutti e 3 sono totalmente incompetenti su ogni cosa, mentre il 4º ospite è in collegamento costante da Marte, perché è un alieno e non comprende la cultura della Terra, avendo anche gravi difficoltà nell'uso e nella comprensione della complicata lingua italiana. Questi ospiti vi condurranno per mano in una parodia di Neo Talk Show, dove si dibatteranno tanti temi di attualità quotidiana. Ciao, benvenuti a tutti, io sono il moderatore. Andiamo a passare la parola a tutti gli ospiti. Hi, I'm Jack. I came from Texas. Buonasera, sono la signora Pina. Mi è passata la faringite. Ciao, io sono Arturo, l'artellista. Hi. MJ. Sì, volevo ricordare a tutti i telespettatori che l'antennista compare solo in modalità audio, in quanto appunto non c'è il computer e però smanetta sull'antenna della nostra emittente e quindi partecipa via via al nostro talk show. Un saluto ad Arturo. Ciao, io sono Arturo, l'antennista. Ho il polpettone sui fornelli, ho pochi minuti per partecipare alla trasmissione. Ciao, benvenuti ad una nuova puntata di Neo Talk Show. In questo episodio parleremo di energia nucleare. Per poter parlare di questo argomento servirebbe un fisico, un biologo, un chimico, un ingegnere nucleare, un economista. Ma non è nostra intenzione fare falso allarmismo. Quindi, come di solito, continueremo a spacciare propaganda politica e disinformazione, riempiendo di merda il telespettatore. L'energia elettronucleare da fissione è un'energia verde, non ha emissioni di gas serra e potrebbe alimentare le auto elettriche con le batterie al piombo oppure al litio. Le strade di tutto il mondo sarebbero prive di smog e la salute delle persone ne gioverebbe. Sentiamo cosa ne pensa la signora Pina. In casa abbiamo un gippone turbo diesel, mio figlio ha una motocicletta enduro, credo sia una 900 di cilindrata, io guido una macchina da città gas GPL, ho letto dalla Manicure che nell'incidente di Chernobyl è morta tanta gente di cancro e leucemia, eppure nell'incidente nucleare giapponese di Fukushima è morta tanta gente e sta continuando a morire di cancro e leucemia e tantissima gente. Il nucleare è pericoloso, a me il nucleare sta sul cazzo. Ecco, sembra che la signora Pina abbia le idee chiare, sentiamo cosa ne pensa mio fratello Jack dal Texas dell'energia nucleare. Nuclear power plants are smart stuffs for building nuclear weapons. Mio fratello Jack dal Texas dice che le centrali elettronucleari da fissione sono ganze e molto tecnologiche. Hanno il vantaggio di produrre tanta corrente elettrica e poi servono anche per produrre tante bombe atomiche da tirare in testa ai comunisti. Sentiamo cosa ne pensa il nostro amico alieno Ezezel dell'energia nucleare. La fissione sono uno degli elementi cancerogeni molto pericolosi. Il plutonio progetto 44 ha un tempo di decadimento di 80 milioni di anni terrestri. Il plutonio progetto 42 ha un tempo di decadimento di 313.000 anni terrestri.
Ciao, io sono Arturo, mantellista. Ringraziamo Arturo, sponsor della trasmissione. Forse pochi sanno che dopo Fukushima parte della produzione di wasabi giapponese è diventata radioattiva, tanto che le autorità giapponesi, per garantire la qualità delle materie prime per la nota salsa, mettono tutte le cassette del wasabi in una stanza buia e tutte le piante che risultano essere fosforescenti al buio sono sottratte alla vendita. Comunque il nostro radicchio di Verona è meglio del wasabi e vi invito a consumare più radicchio italiano. Gli ospiti se ne sono andati tutti, la puntata volge al termine, la prossima volta parleremo di muri. Ciao!